Mi chiamo Cecilia Lemani, sono italiana di origine, poi mi sono trasferita per qualche tempo a Parigi e a Londra, dove mi è nata di più la passione per l'arte contemporanea, e nel 2003 mi sono trasferita a New York. Io sono la figlia di un collezionista, di arte della prima metà del XX secolo, che ha proprio avuto l'idea della sua collezione come reazione agli eccidi, alle morti violente e terribili che aveva visto durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui pensava che l'arte fosse un modo per rendere meno bestia l'uomo. Nel programma di Highland Art abbiamo fatto, mi sembra, tre artisti italiani in totale, che sono tutti artisti italiani che non vivono in Italia. Penso che una formazione culturale sull'Italia sia importantissima e sia anche molto comune in America. Ovviamente mi riferisco alla cultura più storica e il Rinascimento, non certo l'arte contemporanea italiana. È l'insieme delle prime lettere di Center for Italian Modern Art. Prendendo le iniziali, si legge CIMA, che in italiano significa anche la punta di una montagna. Abbiamo creato questa fondazione per poter condividere maggiormente l'arte moderna e contemporanea italiana, soprattutto l'arte moderna, l'arte del XX secolo è il nostro oggetto vero e proprio. Gli americani vedono l'arte italiana come ovviamente un grandissimo esempio perché è una cosa che loro non hanno. Forse l'ultimo grande movimento che è apprezzato qui è l'arte povera, cioè negli anni 60 e 70, non certo quello che succede adesso. L'arte moderna italiana è poco conosciuta, che qui è molto poco nota e a livello internazionale in generale, al di fuori dall'Italia. Oggi come oggi l'arte povera è un fenomeno contemporaneo che incomincia un po' a essere conosciuto anche all'estero. In America si produce l'arte più interessante e penso anche che ci sia un po' di pigrizia dal punto di vista della nuova generazione di artisti italiani che ancora pensano di poter vivere sulle spalle dei grandi padri dell'arte italiana. Gli Stati Uniti hanno dei grossi sistemi di facilitare gli aiuti e quindi questo dovrebbe aiutare. L'arte italiana è molto interessante, il problema dell'arte italiana è che non ci sono le strutture per gli artisti, i musei sono in una situazione disperata in questo momento, ci sono pochissime fondazioni private, ci sono pochissimi spazi non profit. Gli artisti italiani hanno avuto sempre, dal Rinascimento fino ai contemporanei, hanno dovuto sempre relazionarsi con un passato molto importante, l'arte romana classica, l'arte del Medioevo, l'arte del Rinascimento, l'arte del Barocco e sono vissuti in un ambiente, sono nati e cresciuti in un ambiente molto segnato dalla presenza dell'arte. Il programma di arte sulla Highlands si chiama Highland Art ed è un programma curato da me, quindi diciamo che è il mio lavoro selezionare e scegliere gli artisti e che sulla Highland abbiamo circa 5 milioni di visitatori ogni anno, che è abbastanza simile a quello che ha il MoMA. Io penso che ci voglia un po' di conoscenza dell'arte italiana per fare questo lavoro. Dobbiamo essere assolutamente in relazione con gli americani, con la società di qua. Non veniamo qui per parlare solo agli italiani, veniamo qui per parlare a tutti. Invitiamo artisti che non hanno necessariamente fatto arte pubblica prima, quindi lavoriamo con tanti giovani artisti e quello che noi diamo loro non solo è il budget per creare delle nuove sculture, delle nuove installazioni, ma anche la conoscenza e l'expertise di poter di aiutar loro a creare dei pezzi che non hanno mai fatto. Penso che sia importante anche per la comunità italiana riscoprire delle proprie radici culturali che non sono solo nella lingua, ma che sono anche nelle arti visive. Radici culturali che corrispondono in gran parte con l'emigrazione dall'Italia. Quest'arte del loro tempo forse si lega anche alla storia del loro paese e alla loro storia personale.